Tommaso Fulminacci su Radio Z dall'album La Vita Veramente. Nel nostro collettivo Z siamo contenti di dare il benvenuto a Fulminacci. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ben arrivato. Come stai? Tutto a posto, tutto bene. Bene. Sto a casa come un po' tutti. Ecco, certo. Come procede la quarantine? Ma guarda, ci sono stati periodi peggiori, secondo me, alla fine. Cioè, colgo questa occasione per stare un po' appunto a lavorare a qualcosa, non lo so, scrivere un po', riposarmi, certo. Anche addirittura esercizi di ginnastica, cose assurde, non l'ho mai fatto prima. Quindi qual è il tuo passatempo preferito? Ma in realtà il mio passatempo preferito è suonare, chiudermi nel mio studiolo barra camera da letto e fare le canzoni. Certo, allora Fulminacci è davvero una giovane promessa del cantautorato italiano, sei forte, tanto è che hai da poco festeggiato il primo anno di vita del tuo album La Vita Veramente, che dopo pochissimo si è portato a casa un sacco di premi. Intanto complimenti, e devo dire uno fra tutti questi premi è la Targa Tenco 2019 come nella sezione opera prima, appunto, per questo album. Sì, è andata proprio così, per fortuna. Io, ad essere sincero, non me l'aspettavo in realtà, però insomma sono riuscito a ottenere dei grandi successi e spero di non deludere in futuro. Ma quando è che hai capito e ti sei detto forse andiamo bene, cioè forse sta funzionando, forse ci ho azzeccato? Ma forse, oddio, quando ho fatto il mio primo concerto, a Roma un anno fa, il 16 aprile dell'anno scorso, e lì il locale si è riempito di gente e io non ci credevo, cioè mi sembrava assurdo, sì, no, c'erano le persone che erano rimaste anche fuori. Davvero Fulminacci è una fanbase pazzesca, nonostante ha pubblicato solo un album, la sua emotività, la sua creatività, il saper spaziare tra lo stile, nei testi, la melodia, piace davvero tanto. E io direi anche che poi è molto carino il tuo nome, no? Perché è un po' una crasi tra il tuo nome e cognome, no? Tu hai un po' il complesso del nome, vero Fulminacci? Ma in realtà qua c'è stato un equivoco, in realtà, perché sembrava questa cosa, ma non è vero assolutamente. Okay. Cioè, nel senso, io alla fine non mi vergogno del mio nome, però solo perché è un dispregiativo. E allora tra poco continuiamo a parlarne. Ora Resistenza su Z. Resistenza Fulminacci, che è in collegamento telefonico con noi nel nostro collettivo Z di questo martedì su Radio Z, sempre dall'album La Vita Veramente, alle 3:36. Senti Filippo, parliamo appunto ancora del tuo nome e cognome, cioè di questa crasi, no? Ci stavi raccontando, sì. Siccome tu ti chiami Filippo Uttinacci, hai mixato, esatto, e fatto questa crasi e realizzato il tuo nome d'arte. Tanto ti faccio i complimenti perché sei la prima persona che non sbaglia il cognome Uttinacci. Allora, di solito, cioè, come ti chiamano? Uttinacci. No, hanno sempre sbagliato il mio cognome nella storia proprio della mia famiglia, perché è stato Franceto. Però sì, appunto, Fulminacci è una crasi tra Filippo e Uttinacci. Però c'è anche una storia dietro rispetto ai fumetti, o sbaglio? Eh sì, perché ho scoperto, tra l'altro, dopo essermi dato questo soprannome, ho scoperto che Fulminacci era un'esclamazione di Braccio di Ferro, anche di Tex, con dei fumetti del passato, insomma, era un'esclamazione tipica, tipo a cipigna, come dicevo nella Melevisione. Tra l'altro Fulminacci ha definito questo suo primo album schizofrenico, ma tu un po' lo sei nella vita, Filippo? Ma chiedilo ai miei cari, questo se sono veramente schizofrenico non lo so, forse. Però sì, l'ho definito così perché appunto ci ho messo tutto quello che mi passava per la testa, cioè con totale sincerità. Tra l'altro, essendo il primo album, ho il vantaggio di essere un disco che è scritto senza sapere che verrà pubblicato, quindi è veramente totalmente me, senza totalmente nessun tipo di influenza. Certo, si sente molto vero, molto puro. Ecco, noi vorremmo capire come sei partito per poi costruire il tuo primo album, da una chitarra, da una tastiera, dai testi che ti sono venuti fuori, come? Sono partito sempre dalla chitarra. Ah. Sempre dalla chitarra. Sì, ci sono alcuni casi in cui canticchio magari delle melodie, dei testi, delle porzioni di testi, magari mentre sono nel traffico in macchina, però tendenzialmente parte sempre dalla chitarra, che è
il mio strumento principale. Perché poi Fulminacci non è che, cioè lui scrive, pensa, butta giù e pubblica, non è che dice insomma seguo, cioè non possiamo definirti in uno stile ben preciso, perché giustamente la musica è tua, tu dici a me piace, io la pubblico e la faccio. Non c'è un genere preciso. No, in effetti no, assolutamente no, ma questa cosa mi piace e vorrei mantenerla il più possibile, perché io per esempio non saprei rispondere alla domanda qual è il tuo genere preferito musicale, ne ho idea. Bene. E quindi mi piace fare tutto quello che mi viene in mente e mi piace lo voglio pubblicare. Allora, a proposito, tra le varie cose appunto troviamo anche questa, Fino a quando il cielo esiste, Mox e Fulminacci su Z. Fino a quando il cielo esiste, Mox con il feat di Fulminacci. Fulminacci qui su Radio Z nel nostro collettivo Z in collegamento telefonico. Senti, sai che Mox ha detto di te che sei il futuro della musica italiana. Come rispondi a lui, Fulminacci? E io dico di Mox che è il mio più grande amore. quindi c'è un amore reciproco. Allora, ci sono delle domande dal nostro profilo Instagram Radio Z Off che ti hanno fatto i tuoi fan. Come per esempio Vanessa ti chiede: cosa più strana che ti è successa ad un concerto? Allora, ero a Torino e a un certo punto è saltata la corrente e la luce e abbiamo continuato a suonare solo con la batteria e il pubblico che batteva le mani. È stato molto bello. Bellissimo. È un caso in cui il pubblico, i tuoi fan, cioè, sono lì e ti sostengono al 100%. Sì, stavamo facendo tutti un concerto insieme, è stato allora, molto bello. Quando veniamo noi portiamo le forbici, io e Simone andiamo subito in cantina a tagliare tutte le luci perché ci L'ultima veloce: ti piacerebbe comporre musica per il cinema, Fulminacci? Sì, assolutamente. Sì, tu sei anche un po', molto. Ti piace un po' la recitazione. Domanda della tua fanbase che era Fulminati da Fulminacci, quindi tutto molto bello. Rimani qui, tra poco torniamo con Fulminacci al telefono. Rumori Sass, capita così su Radio Z in collettivo Z. In questo martedì in collegamento telefonico c'è Fulminacci con noi fino alle 16, che ha scelto tra l'altro questa canzone. Noi l'abbiamo ritrovata e l'abbiamo condivisa con te. Fulminacci, perché Brunori? Perché secondo me è uno dei miei preferiti attualmente, e poi anche perché questa canzone nello specifico, ma come il suo stile in generale, racchiude un mix perfetto tra cinismo ed emotività, secondo me, e per questo mi piace molto. Vabbè, un grande Brunori, gli facciamo complimenti. Allora, riprendiamo le domande da Instagram, dal nostro profilo Radio Z Off, perché i tuoi fan ti chiedono, in questo caso Pippo Moli: stai già lavorando a dei nuovi brani? Beh sì, lavoro sempre a dei nuovi brani, perché appunto, come ho detto prima, è il mio passatempo preferito. Da poco ho pubblicato una cosa nuda e cruda solo su YouTube che ho fatto a casa durante questa quarantena, per cui sì. E in ultimo, Serena, cosa fai per scaricare l'ansia, che ne so, prima dei concerti, aggiungo io? Ma prima dei concerti in realtà ho talmente tanta ansia che non riesco nemmeno a concepire l'idea di scaricarla. Davvero? Dai magazzini. Però, no, per scaricare l'ansia faccio il concerto, perché sennò faccio il concerto con l'ansia, certo, dietro. Allora, Fulminacci, sei seduto al momento? Sei comodo? Diciamo comodo. Dai seduto, perché per te c'è un game che si chiama il colleziona figuracce. Adesso Diego ti spiega tutto. Allora, sono domande con risposta secchissima, nate in favore di questa quarantine, cioè figuracce fatte, collezionate o non collezionate. Ok, sei pronto? Ok. Partiamo con la prima. Sì. Hai mai scambiato una persona per un'altra, collezionato o non collezionato? Collezionato. Sì, certo. Cadere davanti a tutti, collezionato o non collezionato? Cadere davanti a tutti mi sa che ancora non mi è successo, mi succederà a breve. Sei fortunato, a noi è capitato. Sì. Scambiare una femmina per un maschio e viceversa, collezionato o non collezionato? Sì, collezionato. Cadere in tram perché semmai fa una frenata troppo brusca, collezionato o non collezionato? Sì, mi pare di sì, in metro. Comunque ho fatto una mossa molto grossa, imbarazzante. Ecco, quindi collezionato. Dimenticarsi di pagare, collezionato o non collezionato? Mi è successo che ho detto offro io e poi non mi funzionava la carta, ancora peggio. Anch'io lo faccio sempre, ti capisco. Rimettere davanti a tutti, collezionato o non collezionato? Sì, probabilmente a una festa dei 18 anni mi è successo. Questa: lasciare la patta dei pantaloni slacciata, collezionato o non collezionato? Sicuramente, anche se non me lo ricordo, sicuramente. Vai. L'ultima, chiudiamo: aumentare l'età di qualcuno, collezionato o non collezionato? Sì, collezionato. Allora ascoltiamo Lucio Corsi, Freccia Bianca, scelto proprio da Fulminacci qui su Radio Z.
Freccia Bianca, il singolo di Lucio Corsi su Radio Z, nel nostro collettivo Z, scelto proprio da Fulminacci. Filippo, perché Lucio Corsi e perché questa canzone? Ma Lucio Corsi è un personaggio che ho scoperto da poco, mi piace molto, mi attrae perché soprattutto c'è molta differenza tra la sua immagine e il suo stile musicale. I suoi video sono tutti bellissimi e le sue canzoni però non rispecchiano esattamente questa immagine, ma creano una potenza poetica, secondo me, importante, quindi mi attrae molto. Interessante. 266 del digitale, 735 di Sky per seguirci anche in Radio Visione. Fulminacci con noi fino alle 4 di questo pomeriggio, ancora per un po'. Un'altra canzone scelta da lui, Colombre, per un secondo. Per un secondo, Colombre su Radio Z, scelto anche questo brano da Fulminacci. Allora la domanda anche qui è curiosa, proprio perché Colombre? Beh, perché anche lui l'ho scoperto da poco, ho sentito da poco il suo disco, tutti i brani sono molto interessanti, questo nello specifico è estremamente divertente e fresco, ma si sente anche che c'è molta cultura dietro, per cui mi piace molto. E poi c'è una ritmica saltellante, che è una cosa che spesso si evita in Italia, invece mi piace. In questa mezz'oretta circa abbiamo parlato anche di video musicali e prima di cinema. Ti piacerebbe comporre musica per il cinema. Ma che genere? Horror, una commedia, dici tu? Oddio, sarebbe interessante il ritorno in generale del cinema, del thriller tipo quegli anni 70, tipo Quattro Mosche di Velluto Grigio di Dario Argento, con quelle musiche dei Goblin, non so se mi spiego, con batterie basso, serrati, veloci, quelle cose lì. Sarebbe interessante ripescare sia il genere musicale che quello filmico insieme. Allora, tra poco salutiamo Fulminacci, intanto un altro brano scelto da lui è Daniele Silvestri, Le cose in comune dal 95. Le cose in comune, Daniele Silvestri, scelto da Fulminacci, che va anche a chiudere la nostra intervista con Filippo. E possiamo dire che un po' ti ispiri a Daniele, Filippo? Beh, sicuramente sì, è inevitabile per me, perché secondo me lui è innanzitutto il re indiscusso della metrica e della scelta delle parole. Ma poi anche mi ricorda la mia infanzia, perché è nato artisticamente quando sono nato io fisicamente, mi ha cresciuto in qualche modo, per cui sono molto legato a questa figura, sia emotivamente che professionalmente. Ti ha cresciuto Daniele Silvestri, e poi quali altri artisti secondo te? Beh, sicuramente c'è stato Jovanotti, poi Paul McCartney dall'altra parte, diciamo, e poi, oddio, come dire, adesso sto ascoltando molto per esempio i Vampire Weekend, è un gruppo che mi sta piacendo molto. Tra Giova e Silvestri, se ti dovesse chiamare uno dei due, chi scegli? Vai, al volo. Oddio, è difficilissimo, no, troppo imbarazzante. Grazie Filippo, grazie Fulminacci per aver fatto due chiacchiere con noi, grazie, bocca al voi. Lupo per tutto, per questo album straordinario, a presto. A presto, ciao. Grazie. Ciao. Radio Z, generazione futura.